Iniziamo quest'oggi un cammino di riflessione che ci porterà alla festa di tutti i santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. Come ogni anno, l'autunno ci riporta a questa celebrazione che fa memoria di tutti coloro che ci hanno preceduto, dei santi che sono stati i modelli della nostra fede cristiana e dei nostri parenti che ci hanno preceduto nel cammino della fede e dormono ora nel sonno della pace. Camminiamo sulla strada che hanno percorso i santi e tutti i nostri fratelli che sono morti. Camminiamo anche noi sulla strada del Vangelo per arrivare alla meta della nostra speranza. Vi propongo di meditare insieme su 9 salmi che la liturgia della parola propone come responsoriali per le messe funebri. Ogni giorno ascolteremo un salmo e cercheremo di pregare con quelle parole, facendo tesoro dell'insegnamento che la poesia biblica ha riservato proprio per la nostra salvezza. I salmi sono la preghiera che accompagna la vita della Chiesa in ogni stagione, nella buona e nella cattiva sorte, nel dolore e nella gioia, e possono essere interpretati in tanti modi differenti, applicandoli alla realtà storica in cui sono stati composti, vedendo la profondità cristologica del messaggio che contengono, ma anche applicandoli alla Chiesa e soprattutto attualizzandoli nella nostra situazione concreta di adesso. Un metodo che la tradizione ci ha insegnato con parola difficile è chiamato anagogico. La anagogia è il metodo che fa alzare il livello e conduce verso l'alto. In una prospettiva escatologica, cioè orientata al compimento finale, noi vogliamo leggere alcuni salmi proprio come riflessione cristiana sulla fine della vita e il compimento nella eternità beata di Dio. Iniziamo il nostro percorso con il Salmo 22. Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Iniziamo il nostro percorso con il Salmo 22, il celeberrimo salmo che celebra il Signore come il mio pastore. E proprio in forza di questa presenza buona del Signore, io con il salmista posso affermare: non manco di nulla, perché il Signore mi fa riposare, mi conduce ad acque tranquille, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, e lo fa per amore del suo nome, perché è fatto così, perché la sua persona è amore e si prende cura di me, anche se altri mi abbandonano, mi dimenticano, mi trascurano. Il Signore è il mio pastore, perciò non manco di nulla.
Dopo la riflessione teorica, noi dobbiamo entrare nel dialogo con il Signore, non solo affermare una teoria, ma dialogare con la persona di Dio per entrare in comunione con le tre divine persone e dialogare con loro. È preghiera proprio questa apertura del cuore che si rivolge al Signore dicendogli: tu sei il mio pastore, con te io sono tranquillo e sereno, tu mi fai riposare. Se applichiamo queste parole al tema della morte, ci accorgiamo che ciò che conta nella nostra riflessione cristiana è la presenza del Signore in vita e in morte, perché la sua presenza garantirà la nostra vita oltre la morte. Tu sei con me. Questo è il cuore del Salmo 22. È la professione di fede più bella con cui diciamo al Signore la nostra sicura certezza. Tu sei con me. Anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Nell'originale ebraico, la valle oscura letteralmente sarebbe la valle dell'ombra di morte. Si nomina espressamente la morte, anche se nella nostra traduzione italiana non è più presente. E questo particolare ci permette di utilizzare il Salmo del Pastore anche nella prospettiva funebre, anche nel momento in cui io scenderò nella valle dell'ombra di morte, non avrò paura, perché il Signore è con me, perché il suo bastone e il suo vincastro mi danno sicurezza. Egli ha preparato una mensa per noi, ha unto il nostro capo. I padri della Chiesa hanno letto questo salmo legandolo alla iniziazione cristiana. L'acqua a cui mi conduce è quella del battesimo, l'olio che ha versato sul mio capo è la cresima, la mensa che ha preparato sotto gli occhi dei miei nemici è il banchetto eucaristico. Alla faccia di chi mi vuole male, nonostante i miei peccati, nemici della salvezza, il mio calice per grazia di Dio trabocca. Per cui anche nella valle dell'ombra di morte sono sicuro, felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E oltre la vita terrena, felicità e grazia sono con il Signore, l'essere con Lui è felicità e grazia. E sono certo di abitare nella casa del Signore per la lunghezza dei giorni. La precedente traduzione diceva lunghissimi anni, la nuova dice lunghi giorni, sembra una svalutazione. In realtà nessuna delle due traduce bene l'originale ebraico. La lunghezza dei giorni non riguarda la quantità, ma la qualità della nostra vita. Lungo tutti i giorni della mia vita e per l'eternità io abiterò nella casa del Signore. Tu sei con me, Signore, gli diciamo con grande fiducia, non temo alcun male. Mi affido alle tue mani, il fatto che tu sia con me mi permette di guardare anche la morte
con serenità e di affrontare quella valle oscura sapendo che tu sei con me, mi hai preso per la mano destra e mi condurrai alla vita, perché essere con te è vita piena, è gioia perfetta.